Dopo aver parlato del nulla con Pineco e Forretress, sorvoliamo su Scizor, di cui ho già parlato nella puntata relativa a Scyther e le sue evoluzioni, e arriviamo a un altro Pokémon difficilmente inseribile nei Pokémon di tipo insetto, anche perché. Shacool, Pokémon muffa di tipo coleottero roccia, è un Pokémon muffa e non ne capisco bene il perché. Però a dirlo sono le descrizioni Pokédex, e queste descrizioni convergono un po' tutte nel dire che questo Pokémon si ciba di bacche che tiene all'interno del suo guscio e queste bacche, una volta marcite, si uniscono con un fantomatico fluido del Pokémon per diventare un fluido viscoso. Così a naso potrei dire che quel famoso liquido che, unito alle bacche marcite, crea un fluido viscoso, potrebbe essere una specie di lievito, anche perché il Pokémon è definito come Pokémon muffa. E sia la muffa che i lieviti sono entrambi dei funghi e la cosa tornerebbe. Dunque, quel liquido viscoso che si ottiene dalle bacche lavorate dal liquido di Shacool potrebbe essere un liquido alcolico dato dalla fermentazione alcolica creata da questi lieviti. Parlare di arti e riuscire a rimandarli a quelli di un insetto è impresa impossibile più che ardua. E lui, questo Pokémon, riesce a far uscire dai buchi di cui è dotato il suo guscio sia le zampe, che sono dei tentacoli così ad occhio, che la testa, che è praticamente un tentacolo con i due puntini per gli occhi e la bocca. Ma vediamo l'ipotetica origine di questo Pokémon, a cosa viene rimandato per quanto riguarda il nostro mondo. E questi sono i cirripedi e gli aliotidi. I primi sono dei crostacei dalla forma così particolare che fino a un po' di tempo fa erano fatti confluire dentro ai molluschi. Questi esserini marini, oltre ad avere le appendici toraciche trasformate in cirri, utili a filtrare l'acqua per captare particelle di cibo e portarle alla bocca, hanno anche la particolarità di liberare il seme nell'acqua vicino ai conspecifici, tramite il pene che sembrerebbe essere quello più lungo nel regno animale, se rapportato alla grandezza dell'animale. Questi animali marini, oltre a essere estremamente interessanti, hanno o vita libera oppure sono parassiti. Quelli a vita libera sono fissati al substrato. Ma perché si dice che Shacool sia ispirato ai cirripedi? Forse relativamente al suo nome, dato che Shacool è fatto di Shack, che vuol dire guscio, e Barnacle, che la cui traduzione dovrebbe essere balano, e il balano è un cirripede, quelli che vedete attaccati o alle valve dei bivalvi oppure anche sugli scogli. I secondi, gli aliotidi, sono dei gasteropodi che a una prima vista sembrerebbero dei bivalvi, ma invece hanno una sola conchiglia da buoni gasteropodi. L'accostamento tra aliotidi e Shacool è un po' più immediato, dato che gli aliotidi sono dotati di una serie di fori molto simili a quelli di Shacool e tramite questi fori esce l'acqua che hanno usato per la respirazione nelle branchie. Alla fine non si vede un insetto nemmeno col cannocchiale. Almeno i cirripedi sono degli artropodi. Aberranti, ma degli artropodi. Shacool, a livello nessuno, si evolve in nulla, restando di tipo coleottero roccia. Shacool non si evolve da nulla e non diventa nient'altro. Ed è un peccato perché secondo me questo Pokémon avrebbe delle buone potenzialità. Potrebbero tirare fuori delle ottime evoluzioni invece di fare delle ghirlande di fiori. E con queste evoluzioni potrebbero farlo diventare più volentieri ricadibile dentro al tipo coleottero. Neanche con questo Pokémon c'era proprio molto da dire. Se non avete visto il video relativo a EduTube, la nuova associazione che è appena nata e che si sta allargando
a vista d'occhio, vi lascio il video e anzi la playlist dei video relativi nelle schede, quindi cliccate e date un'occhiata. E mi raccomando di mettere mi piace alla pagina EduTube, il link è sempre in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e fate una condivisione. Noi ci vedremo nel momento in cui sarete diventati ancora più verdi. Ciao!